Ben ritrovati, grazie per esservi collegati alla nostra pagina Garmin Marine. Siamo qui oggi per un nuovo appuntamento con i nostri esperti del prodotto per andare a parlare della serie Ecomap UHD e Ecomap Ultra. Ancora qualche minuto, ci siamo. Noi siamo prontissimi per andare in diretta e raccontarvi di questi fantastici prodotti. Per chi non mi conoscesse, mi presento, io sono Simone D'Aiuto, Sales Manager di Garmin Marine Italia. Oggi, per poter parlare e approfondire tutto quello che sono le specifiche degli Ecomap, abbiamo Carlo Alberto Gagliardi, Sales Account di Garmin Marine Italia, Ciao. e Andrea Napoli, Product Manager di Garmin Marine Italia. Ciao a tutti. Il format oramai dovreste conoscerlo. Andrea è il nostro esperto che entrerà nel dettaglio di ogni singola funzione, di ogni singolo particolare del prodotto, mentre Carlo è la vostra voce, è la persona che andrà a interrogare Andrea grazie alle domande che riceviamo quotidianamente via Facebook oppure attraverso la nostra casella email Marine Italy. Ci siamo quasi pronti, possiamo anche praticamente iniziare. Ricordo a tutti, prima di dare il via, che potete farci le domande qui in chat, direttamente sotto la diretta. Ci sono i nostri tecnici specializzati pronti a rispondervi e a soddisfare ogni vostra domanda. Quindi direi che ci siamo pronti, abbiamo aspettato abbastanza. Lascio la parola a Carlo ed Andrea e buona visione. Grazie Simone, oggi parliamo di Ecomap UHD. Sono dei display a 6 pollici, i display a 6 pollici hanno dei tasti, mentre i 7 e 9 pollici sono touchscreen keyed assist. Andrea, ciao. Ciao Carlo. Ecomap UHD Keyed Assist, hai detto. Ma cosa si intende? È uno strumento ibrido? Sì, possiamo dire che è uno strumento ibrido, nel senso che è un touchscreen, per cui possiamo utilizzare tutta la parte del display come touchscreen, ma sulla parte destra c'è una comoda tastiera che ci permette di entrare nel menu in condizioni particolari. Immaginati, non so, la barca in movimento che si muove velocemente su, e salta tra le onde. Muovere e andare con la mano sul touchscreen magari a volte è scomodo, mentre la tastiera sicuramente è molto più maneggevole e veloce. Andando a descriverti la tastiera, sulla parte alta chiaramente hai un tasto di accensione, e se noti sul tasto di accensione c'è un piccolo rettangolo che è un sensore crepuscolare. Pensa che lo strumento regola in automatico la luminosità. Per cui in base alla luce che c'è intorno all'imbarcazione, lui cambia in automatico la luce. Poi sotto abbiamo i tasti dello zoom, quindi più e meno, e questi tasti da 1, 2, 3, 4 sono dei tasti personalizzabili, nel senso che, ad esempio, tu sei su una pagina Ecoscandaglio con un determinato settaggio, puoi premere a lungo il tasto 1, quindi memorizzi quella funzione e quando la vuoi in automatico, basta che schiacci il tasto 1 e in automatico, come dicevo prima, uscirà quella funzione lì. E poi sotto abbiamo uno slot per la cartografia che vedremo in seguito perché abbiamo questo slot. Ok, direi una spiegazione molto chiara e precisa. Vedo che il nostro Ecomap è posizionato su una staffa. Vogliamo parlare un po' anche della staffa, com'è fatta e quali sono le specifiche? Sì, questa staffa secondo me è una staffa comodissima perché una volta installato il prodotto tu puoi schiacciare una leva che si trova nel retro ed è una staffa a rilascio rapido, nel senso che la staffa rimane collegata e installata appunto nell'imbarcazione e tu puoi portare via il tuo display. Il display può essere installato su staffa chiaramente oppure anche in casso. Ok, in questa immagine si vedono anche dei connettori colorati, quindi parliamo di connettività. Ci fai una veloce spiegazione, dell'utilizzo che ha ogni connettore? Sì, certo, chiaramente per poter funzionare lo strumento bisogna alimentarlo, per cui quel connettore che vedi rosso è il connettore dell'alimentazione, ma il cavo dell'alimentazione non ha solo i due fili, il rosso e il nero, dove può essere alimentato sia a 12 volt che a 24,
Ci sono anche i cavi del NMEA 183. L'NMEA 183 è un protocollo standard dove puoi collegare dell'altra strumentazione. Ha un NMEA 2000, per cui possiamo collegare la tua strumentazione NMEA 2000, il connettore Ethernet e una porta ecoscandaglio. Inoltre il 7 e il 9 pollici e anche il 6 sono dotati di Wi-Fi. Perfetto, abbiamo parlato di NMA 2000, riesci magari a entrare più nel dettaglio di cosa stiamo parlando per chi non conoscesse questo protocollo? Sì, l'NMEA 2000 è un protocollo standard di comunicazione, è molto comune in tutte le imbarcazioni e serve per collegare diverse fonti. Da questa immagine si vede, non so, un motore, per cui il motore collegato all'NMEA 2000, quindi i motori di nuova generazione generalmente hanno un'uscita NMEA 2000, collegato all'NMEA 2000, il display è in grado di visualizzare tutte le informazioni date dal motore, così come ad esempio un traduttore wind per avere tutte le indicazioni del vento, un traduttore DST 800 ci dà la profondità, velocità e temperatura dell'acqua, un pilota automatico, per cui anche i piloti automatici NMEA 2000 possono essere collegati all'ecomap UHD e quindi gestire il pilota direttamente dal display. Vediamo sotto un sistema Fusion, per cui il sistema Fusion, parliamo di intrattenimento di bordo, anche questo può essere gestito direttamente, comodamente dal display. E poi, ultimo, ma non ultimo, un ecomap UHD, quindi collegato via NMEA 2000 abbiamo la condivisione di waypoint e qualsiasi informazione numerica tra i due display. Fantastico. Hai parlato ovviamente di numeri, quindi vuol dire che se io collego tutti questi strumenti tramite il protocollo NMEA 2000, non vedo immagini, è corretto? Esattamente, l'NMEA 2000 trasporta, diciamo così, i dati dell'imbarcazione, quindi tutto ciò che sono numeri viene gestito dall'NMEA 2000. E se volessi invece, ad esempio, io a bordo ho un ECOMAP, se volessi condividere le immagini con un altro ECOMAP, posso? Sì, abbiamo visto che l'ECOMAP è dotato di Ethernet. Per cui tramite connettore Ethernet io posso collegare i due display e quindi visualizzare le immagini, quindi condividere le immagini tra un display e l'altro. Oltre a questo possiamo collegare anche l'asse di Apollo al sistema ECOMAP. Ok, Apollo quindi Fusion, quindi un Sì. sistema audio di intrattenimento. Se non mi ricordo male, però da un paio di slide fa, quando si vedeva il retro della staffa, è presente un'unica porta Ethernet. Quindi la domanda che ti pongo è, essendo un'unica porta, o collego in questo caso, come vediamo nell'esempio, la radio, oppure collego il mio altro charplotter ECOMAP. Ma se volessi collegare più dispositivi contemporaneamente al mio ECOMAP, come faccio? Beh, nel nostro listino è presente un hub switch, per cui immaginiamo una multipla, possiamo dirla così, per cui come vedi in basso hai 5 porte, puoi collegare diverse fonti e quindi puoi ampliare la gamma di strumentazione Ethernet da gestire e controllare dal tuo display ECOMAP. Oltre a questo, come potrai notare sulla sinistra, c'è uno strano strumento che si chiama Panoptix. È un trasduttore particolare, siamo gli unici ad avere questa funzione e questa tecnologia che ti permette di visualizzare tutto ciò che c'è davanti al trasduttore, ma non come un semplice ecoscandaglio. Visualizzi il movimento di tutti i target che vengono colpiti da questo trasduttore. Il trasduttore viene posizionato, solitamente questo tipo di trasduttore viene utilizzato per il drifting, per cui viene posizionata poppa e possiamo vedere la posizione del trasduttore da quel cerchio rosso, per cui il trasduttore legge da lì, per cui in alto vediamo la scala delle distanze,
mentre in basso da 2 al 28 la scala delle profondità. Con la macchia che vedi sull'arancione giallo è un pesce che si Questo. sta muovendo, esatto, sta venendo incontro alla mia poppa. Purtroppo questa è un'immagine statica, nella realtà vedresti questa macchia che si muove in live, per cui vedresti questa macchia in movimento. Perfetto, facciamo un piccolo passo indietro perché tu hai parlato di drifting. Per chi non conoscesse questo tipo di pesca, di cosa parliamo? Così riusciamo anche a contestualizzare il funzionamento del Panoptix e capire qui dove è posizionato, cosa sta guardando. Sì, assolutamente. Beh, il drifting è una tecnica di pesca dove spopola il Panoptix. Il Panoptix viene immerso a poppa nell'imbarcazione e controlla da poppa in lontananza, per cui in questo caso sta guardando da 0 a 70 metri, riesce ad arrivare sino a 100 metri di distanza. Il drifting buttano solitamente delle sarde per la ricerca del tonno. L'imbarcazione è ferma, per cui il tonno segue queste sarde e poi alla fine incontra il pescatore. E qui si riesce a capire il movimento del tonno e delle sarde, perché tutta questa macchia arancione che c'è sull'angolo tra 2 e 10 sono la mangianza. Ok, perfetto, adesso è molto più chiaro. Allora, abbiamo parlato quindi di un sistema per la ricerca in tempo reale delle marcature. Vogliamo anche approfondire le altre tecnologie ecoscandaglio disponibili? Sì, assolutamente. L'ECOMAP UHD è un ecoscandaglio con un modulo integrato da 500 watt e utilizza delle frequenze 50, 77 e 200 kHz e chiaramente sfrutta ed è dotato di tecnologia CIRP per low, medium e high frequency. Perfetto, tradizionale CIRP, cosa vuol dire? Questa è una bella domanda. Differenza sostanziale tra tradizionale e CIRP, io faccio sempre un esempio che forse riesce a spiegare meglio come funzionano le due tecnologie. Penso sempre a un pianoforte, per cui pensiamo ai suoni, pensiamo che una frequenza tradizionale, come da questo esempio che puoi vedere, un 200 kHz, è un tasto del pianoforte. Mentre le frequenze CIRP con un traduttore che va da 80 a 160 sono più tasti suonati contemporaneamente, per cui hai più suono, possiamo dire anche così. Quindi una frequenza tradizionale hai un unico e singolo suono identificato da una frequenza a 200 kHz, su una frequenza CIRP hai molti più suoni, in questo caso da 80 a 160 kHz, che suonano contemporaneamente. Ok, chiarissimo, ma quindi poi in concreto nell'utilizzo che noi ne facciamo sul Fish Finder, qual è la differenza fra l'utilizzo di una frequenza tradizionale o una frequenza CIRP, quindi una modulazione di frequenze? Sostanziale differenza possiamo dire che è il dettaglio. Sull'immagine di sinistra hai una visualizzazione a 200 kHz e nella stessa posizione è stato fatto un test con il CIRP. Come potrai notare, a parità di posizione, a parità quindi anche di schermata e di pesci che ci sono sotto l'imbarcazione, e la visualizzazione in CIRP è molto più dettagliata e nitida rispetto a, non so, al 200 kHz di questo esempio. E come potrai notare, puoi quasi contare i pesci, mentre con il 200 kHz vedi solo delle macchie, magari sono unite, e in quella macchia unita magari ci sono due o tre pesci, come da questo esempio. Molto chiaro, molto chiaro. Per capire adesso, magari un pescatore non gli interessa vedere tutta la colonna d'acqua perché sa che il pesce che gli interessa andare a prendere è quello che si trova, facciamo un esempio, in questa porzione. Ok, io ho la possibilità di quindi spostare il focus su una determinata porzione dello schermo. Sì, esiste una funzione che si chiama zoom 2D, per cui tu puoi creare, immaginiamo, una lente di ingrandimento con una forma quadrata, quindi muovere questo quadrato in una zona di tuo interesse e ingrandire a tuo piacimento la zona che vuoi visualizzare. Ah, quindi sì, semplicemente col dito attivo la funzione, poi toccando lo schermo
Mi fa un lente di sposti. ingrandimento, ok, ho capito. Sì. E Beh, poi molto così simile, lo sposti, molto esatto. interessante. Perfetto. Abbiamo parlato adesso, fino adesso, di funzione con scandaglio Fish Finder, quindi per andare a vedere le marcature, i pesci. Vogliamo anche raccontare quali sono le altre funzioni disponibili con l'ecoscandaglio presente sull'Ecomap? Sì, assolutamente. Oltre quindi alle funzioni standard, al CIRP, gli Ecomap UHD sono dotati di Clear View, il 6, 7 e 9 pollici, una frequenza, quindi un'alta frequenza che va da 455 a 800 kHz, ti permette di vedere ciò che c'hai sotto l'imbarcazione in un dettaglio pazzesco, sembra quasi una fotografia, ti dà una tridimensionalità delle strutture che hai sotto l'imbarcazione, quindi un'immagine brillante. L'alta frequenza, come sappiamo, più saliamo su con le frequenze, più i dettagli saranno esaltanti, e quindi Ok. esaltati anche in termini visivi. Sì, l'immagine è abbastanza chiara, si vede proprio tutta la struttura del fondale e cosa è presente. Detto ciò, parliamo anche di una seconda funzione con scandaglio che utilizza frequenze ancora più alte rispetto a quelle del Clear View. Vuoi raccontarci come funziona il Side View? Sì, allora, per completare le caratteristiche tecniche dedicate al mondo, diciamo, sommerso degli Ecomap UHD, il 7 e i 9 pollici sono dotati anche di tecnologia Side View. Utilizzano delle frequenze che vanno da 455 kHz sino a 1200 kHz, per cui qua siamo ancora più in alto con la frequenza e il dettaglio parla da solo. Non ho bisogno di aggiungere altre parole, è una fotografia vista dall'alto di tutto ciò che c'è sotto la nostra imbarcazione. Ok, perfetto. Qui quindi per già l'abbiamo raccontato nelle puntate precedenti, quello che stiamo vedendo non è sotto la barca, ma il fondale a destra e a sinistra dell'imbarcazione. Sì, tutto ciò E che abbiamo sui lati delle nostre imbarcazioni, a destra e a esattamente. sinistra. Perfetto, esattamente. Poi per fare poi un riepilogo, il perché utilizzare queste funzioni, come mi hai già spiegato durante altre puntate che abbiamo fatto assieme, è che i pescatori vanno a cercare ovviamente le strutture che sono presenti sui fondali, perché dove c'è una struttura è molto probabile che ci siano dei pesci, e per cui ovviamente queste sono le due tecnologie, quindi Clear View e Side View, che ti danno una grande mano ad andare alla ricerca di queste strutture. Adesso, ma queste definizioni così elevate, quindi del fondale, devo usare un traduttore particolare? Riesci a raccontarmi un po', quindi, quali sono poi gli strumenti che ci aiutano ad avere questa definizione? Sì, abbiamo parlato di diverse tecnologie, per cui abbiamo parlato dell'ecoscandaglio, del CIRP, ClearView, SideView, e pensa che tutte queste tecnologie sono racchiuse in un unico traduttore, e questo traduttore si trova all'interno della confezione. Un traduttore che si chiama GT24 UHD, per le versioni 6, 7 pollici CV significa Clear View, quindi parliamo di un traduttore Eye Wide CIRP, quindi un cono molto aperto da 150 a 240 con una potenza di 350 watt, e un Clear View CIRP 800 kHz, mentre il 7 e 9 pollici SV hanno un traduttore che si chiama, sempre un traduttore da poppa, chiaramente, si chiama GT54 UHD. Ha le stesse caratteristiche del precedente, ma in più chiaramente anche la funzione side. Quindi abbiamo tramite questo traduttore la visualizzazione, possiamo dire, a 360 gradi di tutto ciò che c'è sotto l'imbarcazione. Abbiamo la possibilità per cui di sfruttare il massimo delle tecnologie di Garmin con un unico traduttore, e appunto si chiamano traduttori all in one. Ah, ok, fantastico. Vedo 350 watt, ma se avessimo un pescatore più esigente che vuole andare quindi più in profondità e quindi volesse andare a interfacciare
un traduttore più potente. Esiste una versione senza traduttore del nostro Ecomap? E se sì, cosa possiamo Sì. installare? Assolutamente sì, abbiamo per ogni prodotto esistono due tipi di confezioni, con traduttore e senza traduttore, per cui il cliente può prendere la confezione quindi senza traduttore e andare a scegliere un altro tipo di traduttore in base alle sue esigenze. Qui abbiamo fatto un esempio del GT54 UHD, per cui parliamo di un traduttore con 350 watt, come abbiamo visto, di potenza, con una frequenza 150 kHz e 240 chirp, mentre abbiamo due esempi di frequenze, uno in tradizionale si chiama GT41, mentre l'altro GT51 è un chirp. Come potrai notare, nel GT41 abbiamo due frequenze 50 e 200 kHz, nel GT51 80 e 160 in chirp. Cosa molto importante rispetto al precedente è la potenza. In entrambi i traduttori sono dei traduttori da 600 watt, per cui potrai andare sicuramente più in profondità. Ok, fantastico. Vedo anche quindi il cono viene dato un grado, giusto come hai spiegato precedentemente. Vuoi parlarci anche dei gradi? Beh sì, chiaramente frequenza è frequenza legata al cono di lettura. In base alla frequenza si ha un cono di lettura diverso. Come possiamo notare sul GT54 a 240 kHz abbiamo 16 gradi di apertura del cono, e prendiamo, non so, il GT41 a 200 kHz a 10 gradi di lettura, per cui è molto più stretto rispetto al GT54. Il GT41 possiamo dire che è più selettivo rispetto al GT54. Così come sul tradizionale abbiamo un'apertura di 40 gradi, mentre nel 150 kHz 24. Immaginati la differenza: la differenza è che con un cono molto più aperto riesci a vedere i pesci che sono intorno all'imbarcazione. Se il cono è stretto, vedrai esattamente quello che c'è sotto l'imbarcazione o comunque nell'angolo del cono di apertura che stai utilizzando. Ok, fantastico. Una domanda che ci pongono i nostri amici su Facebook o anche via mail è: ma nel caso in cui io volessi montare un display Ecomap UHD, ma avessi già a bordo in barca un traduttore installato, posso andare a sfruttare il traduttore che ho a bordo? Sì, compatibilmente con le frequenze di cui parlavamo prima, per cui un 50, un 77, un 200 kHz, noi al nostro listino abbiamo dei box adattatori che potete trovare sicuramente dai nostri installatori o centri assistenza autorizzati, potranno fare l'installazione e quindi adattare, come si chiamano proprio questi box adattatori, il traduttore alla nostra macchina. Per Bene, cui ti dico adesso, sì, per puoi questo sto, collegare qualsiasi tipo di esatto, traduttore. fantastico. Adesso abbiamo parlato, direi, in modo esaustivo di tutte le funzioni ecoscandaglio tradizionale, chirp, la differenza, il clear view, side view. Però l'Ecomap ovviamente è un charplotter combinato, quindi non è solo un ecoscandaglio, ma fa anche da cartografico. Vogliamo approfondire il discorso relativo alla cartografia? Sì, non è, come dicevi tu, non è solo un ecoscandaglio, ma è un grande cartografico. Ha un'antenna integrata a 5 Hz all'interno e, come abbiamo visto prima, uno slot cartografico per appunto alloggiare la cartografia. Ecco. Ok, cosa guardiamo in questa immagine? Beh, innanzitutto ti dico che vediamo un'immagine ultra dettagliata, la sintesi dell'unione di due società, la Garmin e la Navionics. La Garmin ha acquistato la Navionics fine ottobre del 2017, per cui ti posso dire che abbiamo anche la presunzione di avere la cartografia perfetta. Il meglio di Garmin con il meglio di Navionics si sono unite e hanno formato una cartografia che si chiama Blue Chart G3 HD e G3 HD Vision. Abbiamo due versioni. In questa cartografia vediamo chiaramente le batimetriche, vediamo le zone interdette,
abbiamo le informazioni dei settori dei fari e chiaramente delle marine. Una cosa molto interessante che c'è su questa cartografia è che quando arrivi verso una marina puoi addirittura visualizzare la fotografia del porto, per cui vedere nel dettaglio in anteprima come è fatto il porto, per cui ti organizzi anche per capire dove stai andando, quindi vedere le caratteristiche del porto. Ma parlando di navigazione, c'è una funzione storica, diciamo così, di Garmin, che è l'autoguidance. L'autoguidance ti permette di scegliere comodamente con un dito o con il cursore, in alcuni casi, dove vuoi andare, dargli l'ok e la macchina in automatico ti calcola la rotta evitando tutti gli ostacoli per arrivare nel punto selezionato. Perfetto, molto utile. Visto che è un prodotto molto popolare anche fra i pescatori, abbiamo delle funzioni dedicate? Beh, sì, sia la Blue Chart G3 HD e la Vision sono dotate di cartografia da pesca e come potrai notare su questa immagine abbiamo delle batimetriche altamente dettagliate, arrivano fino a 30 centimetri di distanza l'una dall'altra, per cui immaginati quanto sono dettagliate e quanto saranno preziose per i nostri amici pescatori. Ok, fantastico, ma per un pescatore che vuole ancora qualcosa di più, abbiamo qualcosa? Certo, noi accontentiamo sempre tutti perché c'è una funzione che si chiama Quick Draw. Quick Draw è una funzione, l'abbiamo vista precedentemente sugli Striker e anche chiaramente gli Eco, ma non poteva mancare questa funzione, ti permette di costruire in automatico le batimetriche, per cui creare una cartografia perfetta a questo punto, perché nel momento in cui parte la registrazione, lo strumento, per cui l'ecoscandaglio, registra i dati di profondità e va ad aggiornare una cartografia personalizzata, a questo punto possiamo dire. Ci racconti un po' questa immagine che vediamo? Cosa stiamo vedendo quindi? La barca, al centro, perché ha un cerchio sotto? Sì, allora l'imbarcazione è partita, diciamo, da dove c'è quella parte gialla, per cui dal basso dello strumento sta andando verso l'alto e quindi dalla parte gialla è iniziata la registrazione e c'è un cerchio verde intorno all'imbarcazione. Quel cerchio verde è un indicatore di qualità del segnale, nel senso che se è verde le condizioni sono ottimali, questo significa che il mare è calmo, la velocità dell'imbarcazione è adeguata per avere una registrazione e per cui per avere dei dati perfetti da memorizzare. Poi questo cerchio, se cambia colore e arriva fino al colore rosso, le condizioni di navigazione non sono da considerare perfette, per cui in automatico la macchina non registra nessun dato. Questo serve solo per garantire il dato migliore, quindi registrare il dato perfetto per come abbiamo detto prima, il pescatore più esigente. Bene, una volta che ho quindi registrato le mie batimetriche con la funzione Quick Draw, ho modo poi di andare a, diciamo, personalizzarle. Guarda, questa è un'immagine di un quick draw, per cui hai delle batimetriche perfette, però per aiutare ancora di più il pescatore esigente e per dare un modo di identificare delle zone di pesca in un modo veloce, abbiamo la possibilità di colorare delle zone. Queste zone vengono colorate in base alle batimetriche, non so, io posso scegliere le batimetriche tra i 28 e i 40 metri, le voglio azzurre, tra i 40 e i 50 le voglio celesti, e in automatico quindi si crea delle macchie di colore, come puoi vedere, e per il pescatore è sicuramente molto più intuitivo andare nelle zone di colore diverse, quindi andare a pescare nelle zone prescelte. Beh, direi molto utile. Quindi, ma adesso per capire, qua ovviamente tutte queste consultazioni le facciamo sul nostro Charplot Recomap, ma se questi dati batimetrici volessi consultarli,
su un altro strumento, come posso fare? Beh, allora, il 6, 7, 9 pollici, gli ECOMAP sono dotati di Wi-Fi, per cui parlando di Wi-Fi non possiamo fare altro che parlare di community, della nostra app gratuita ActiCapitan, e quindi possiamo caricare il cloud, quindi i waypoint, percorsi sull'ActiCapitan, oppure possiamo andare sulla Quick Drop Community e condividere le nostre informazioni. Fantastico, allora, quindi ricapitolando, abbiamo parlato di ECOMAP Ultra HD da 6, 7, 9 pollici e di tutte quelle funzioni che sono contenute in questo strumento, quindi abbiamo parlato di connettività, di Quick Draw, di ecoscandaglio tradizionale, CIRP, ClearView, SideView e molto 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 altro. Ora Andrea, la domanda che ti pongo è, ma se io volessi un display più ampio dei 9 pollici, abbiamo qualche opzione? Ah sì, possiamo implementare la nostra gamma sempre con la famiglia ECOMAP, ma si chiamano ECOMAP Ultra, sono dei 10-12 pollici, anche questi sono dei touchscreen e Kid Assist, ma rispetto ai precedenti hanno un'antenna a 10 Hz integrata, quindi un'antenna molto più veloce nella lettura. L'ecoscandaglio integrato anziché 500 watt è un 600 watt. E hanno dei display IPS. Il display IPS ti permette di visualizzare le immagini che vedi sull'ECOMAP da qualsiasi angolazione della barca. È un display molto visibile, molto luminoso, per cui è utile, non so, anche al pescatore che si muove intorno alla barca con tutta la sua strumentazione, vede sempre il display. La risoluzione ha una risoluzione superiore, per cui risoluzione significa dettaglio, e ha una porta Panoptix dedicata per l'EVS 12. Ok, parlando di porte, vogliamo anche, come abbiamo fatto per la serie UHD, vedere il retro dell'Ultra e capire un po' quali sono le possibilità in termini di connessioni. Sì, rispetto al precedente abbiamo, come detto prima, due porte Ethernet, porta ecoscandaglio, l'NMA 2000, cavi di alimentazione, il Wi-Fi integrato e la porta del Panoptix e l'EVS 12. Ok, quindi rispetto a prima, due porte Ethernet invece di una, quindi se volessi collegare ad esempio il Panoptix che abbiamo visto in precedenza allo strumento, poi una seconda porta a cui posso collegare un secondo ECOMAP in cui posso condividere l'immagine del Panoptix, dell'ecoscandaglio e quant'altro. Fantastico. Su in altro vediamo, ne abbiamo già parlato in precedenza, che è presente un wifi integrato. Oltre a quanto abbiamo già detto, quindi alla condivisione dei dati quick draw, delle waypoint, tracce, delle rotte, eccetera. Abbiamo anche qualche altra funzionalità tramite wifi? Sì, assolutamente. Abbiamo un'altra funzionalità per il nostro Force Trolling Motor. Abbiamo la possibilità di comandare il Trolling Motor per i 7, 9, 10, 12 pollici, gli ECOMAP Plus, UHD e Ultra. Sul display abbiamo una barra di controllo dove possiamo vedere lo stato della batteria, la velocità di funzionamento del motore, per cui possiamo controllare, incrementare o decrementare la velocità di utilizzo del motore. Funzione Anchor Lock, una funzione molto importante, la funzione Anchor Lock, il Force Trolling Motor è dotato di antenna GPS, per cui riesce a posizionare, a fermare l'imbarcazione in una determinata posizione e mantenere la barca in quella posizione. Molto utile, no, ad esempio, per chi fa volantino di profondità, al posto di buttare giù un'ancora con tanti metri di cima, utilizza la funzione Anchor Lock, per cui solo un motore elettrico e mantiene la posizione. Un'altra funzione molto importante è la funzione Go To. Per cui tramite Chartplotter io posso dare una posizione, quindi impostare, dire al Force Trolling Motor di raggiungere un waypoint
Ok, nel momento in cui il motore mi porta in quella posizione, in automatico si attiva la funzione anchor lock. Ok, utilissima. Allora, dalla foto che vedo qui del Force, vedo che è installato su probabilmente una bus boat, quindi una barca d'acqua dolce. Domanda che ci hanno anche posto i nostri amici che ci seguono su Facebook. Si può utilizzare in acqua dolce, in acqua salata? Ce ne parli un po'? Beh, il Force Trolley Motor si può utilizzare in acqua dolce, in acqua salata, ti posso anche dire in acqua salmastra, non c'è nessun limite dell'utilizzo, si può utilizzare in qualsiasi tipo d'acqua, senza Ok, nessuna problematica assolutamente. perfetto. Andrea, siamo giunti al termine di questa presentazione. Io ti ringrazio chiarissimo. E detto ciò, io ricordo a tutti voi che ci state seguendo che potete continuare a farci domande qui nei commenti o anche successivamente mandarcele via messaggio sulla nostra pagina Facebook. E colgo però l'occasione per ricordarvi che noi abbiamo anche una pagina Instagram, Garmin Marine underscore Italy, e se vi facesse piacere aggiungeteci, perché condividiamo anche su questa pagina contenuti di pesca, vela e di tutto ciò che concerne il mondo marino. E detto ciò, vi ringrazio ancora per aver partecipato, ringrazio nuovamente Andrea e niente, alla prossima, grazie.